attraverso la legalizzazione. Quello è un ghetto all'interno di un sistema di proibizione. Vabbè, dove ci sono 600 milioni di interessi al giorno, l'ha detto lì. Luigi Delgatto, medico, è il direttore del Centro Radicale Antiproibizionista, il coordinatore nazionale. L'ingegnipazione viene dai 600 milioni che stanno dietro quella droga che si vende nei parchi liberamente, apparentemente liberamente. Muccioli, fondatore della comunità di San Patrignano. Francamente queste affermazioni mi meravigliano, perché fino adesso hanno sempre sostenuto che la droga in Italia circolava e il ragazzo appetiva la droga perché era proibita. Vediamo com'è la situazione. Non mi sembra proprio. Ma, dottor Romolo Urciuoli, lei è il vice direttore del più importante servizio che si occupa della repressione del traffico di stupefacenti, no? La sezione... Il Servizio Centrale Antidroga del Ministero degli Interni. Lei è un super poliziotto incaricato di coordinare coloro che vanno a cercare i trafficanti, a scovarli, a colpirli, è vero? Mi può dire davvero in poche parole qual è la situazione oggi in Italia? La droga è una sostanza alla quale si dà davvero la caccia o è una sostanza che circola in via di fatto abbastanza liberamente nelle nostre città? La lotta alla droga è una lotta che impegna costantemente le forze di polizia italiane. No, vabbè, questo lasci stare i convenevoli. E i risultati ne fanno fede. Riferendoci all'attività, ai dati sull'attività antidroga svolta dalle tre forze di polizia in Italia nel 1988, noi possiamo dire che abbiamo sequestrato circa 600 kg di eroina, che è il massimo quantitativo sequestrato tra tutti i paesi europei. Sì, ma non facciamo le classifiche, graduatore, non capisce lo spirito con cui le faccio la domanda. Se la sente, vedrà che la capirà. Se noi usciamo adesso dal Teatro Araldo, che sta nel quartiere di Centocelle a Roma, quartiere della periferia, e ci rechiamo in un parco, dottor Orciuoli, noi troviamo la testimonianza diretta del fatto che la droga si consuma e si spaccia in piccole, in modiche quantità, in grandi quantità, praticamente dovunque nelle grandi città italiane. Lei è d'accordo su questo? Lei vuol dire che è abbastanza facile in Italia procurarsi la droga da parte degli assuntori o dei tossicodipendenti. Direi. Il fatto è che nonostante l'azione di polizia, nonostante i risultati, si verifica spesso, e abbiamo avuto modo di constatare, che in una città, grande o piccola, sgominata una rete di spacciatori, subito un'altra vi si sostituisce. Perché la droga ha una grande forza di attrazione, anche l'incentivo è certamente quello dei grandi guadagni. Quindi, in presenza di una domanda che continua a crescere, si attivano queste azioni, questa attività correlata di spaccio, di traffico. Ma la situazione non può essere vista soltanto in questo modo se non andiamo con lo sguardo oltre le nostre frontiere. Siamo in presenza di una produzione, di una enorme sovrapproduzione di stupefacenti nei paesi di origine. Un dato basterebbe a spostare e servirebbe per inquadrare il problema nei suoi giusti termini. In un anno si producono nei tre paesi principali del Sud America 700 tonnellate di cocaina. Sì, e poi si smerciano nel mondo industriale. Quindi, gestite queste da cartelli mafiosi che hanno preso in mano ora non solo il traffico, ma anche la coltivazione della droga. Ma questo riguarda le grandi partite di droga, le quali però si servono dei piccoli corrieri, del piccolo spaccio, no? Noi abbiamo... o no? Certo. È in estensione il fenomeno del piccolo spaccio? I dati di polizia dicono che il fenomeno è in espansione, sia quello del traffico, sia quello dello spaccio e sia quello del consumo. Purtroppo i dati indicano questi, nonostante i risultati. Vediamo un attimo una scheda sulla legge 685, che è la legge con la quale si è tentato, agli inizi del 1975, di fronteggiare quella che allora non era una vera e propria emergenza sociale, perché insomma cominciava ad esserlo, cominciava a manifestarsi come tale, ma non aveva le dimensioni che ha assunto oggi. È una legge che molti considerano giusta e da difendere, molti altri considerano da superare anche in modo molto netto e preciso. Vediamo la scheda. L'attuale legge 685 sulla droga, oggi fra le più chiacchierate d'Italia, nasce nel 75 e viene approvata con il concetto di modica quantità. Cioè, il tossicodipendente trovato in possesso di modiche quantità di droghe, leggere o pesanti e destinate ad uso personale, non viene punito.
La 685 è nata all'insegna di tempi più permissivi, che cercavano di conciliare repressione al traffico e solidarietà al consumatore, cancellando così la precedente legge che metteva invece sullo stesso piano consumatore e trafficante. Inoltre la 685 lascia la discrezionalità dei giudici di stabilire di volta in volta il quantitativo da considerare modica quantità. Ma oggi, a 14 anni di distanza, i tempi sono nuovamente cambiati e con essi il bisogno di rivedere l'attuale legge. Indubbiamente la discrezionalità lasciata al giudice attraverso il concetto della modica quantità ha determinato una grossa contraddizione. E direi che si scontra con la certezza del diritto. Cioè, da una parte ci sono state sentenze che hanno irrogato anche pene gravi, pene alte, nei confronti di colui che deteneva un certo quantitativo di droga. Dall'altro, per lo stesso quantitativo di droga, vi sono state sentenze dichiarative di non punibilità rispetto al concetto della modica quantità. Devo anche aggiungere che la modica quantità ha indubbiamente incoraggiato la diffusione della droga. Nel senso che il passaggio della droga dallo spacciatore al tossicodipendente ha determinato a sua volta il tossicodipendente ad essere spacciatore. E direi anche che anche il giovane che si accosta alla droga o che in qualche modo vuole accostarsi alla droga non trova nessuna remora, proprio sapendo che vi è una norma che gli dà la possibilità di non essere punito. Infine vorrei evidenziare un'altra contraddizione, e cioè che lo Stato da una parte punisce anche in modo grave, giustamente, il traffico e lo spaccio della sostanza stupefacente, ma dall'altro in effetti dichiara lecito l'uso della sostanza stupefacente proprio attraverso il concetto della modica quantità. Per superare questa incongruenza, a gennaio il governo ha presentato un nuovo disegno di legge contro gli stupefacenti e subito sulla punibilità c'è stata tra i partiti un'accesa discussione a colpi di disegni di legge. C'è chi invoca maggior solidarietà per i tossicodipendenti e chi invece propone l'arma della dissuasione. Alla dissuasione e alla solidarietà io aggiungerei anche la responsabilizzazione del tossicodipendente, nel senso che il tossicodipendente deve essere protagonista del suo progetto di recupero. Direi che è ora di farla finita con la politica della pacca sulla spalla, è ora che anche il tossicodipendente si responsabilizzi e partecipi di questo progetto. Lascerei la punibilità, la possibilità del carcere come estrema razio, come ultima spiaggia, come ultima strada, quando il tossicodipendente non è disposto ad accettare altre strade. Per fare questo, naturalmente, bisogna potenziare i servizi, renderli molto più efficienti di quelli attuali, sino essi che pubblici che privati, perché se non vi sono servizi efficienti, ogni legge è destinata a fallire. Il senatore Giorgio Casoli, che è qui con noi, è relatore della legge che dovrebbe cancellare e superare la legge 685, ed è al centro quindi della polemica sulla questione della punibilità o no dei tossicodipendenti, e più in generale della liceità o illiceità del consumo di droga, nel senso che l'offensiva lanciata da Bettino Craxi nel dicembre scorso e che si è combinata con una legge che era, come dire, in discussione, la legge Russo-Iervolino, ma poi si sono mescolate, diciamo, tutte le cose, aveva come fondamento, mi pare di capire, mi corregga se sbaglio, senatore Casoli, questo, che è assurdo punire l'offerta di droga, punire il traffico e lo spaccio di droga, quando sostanzialmente attraverso il concetto di modica quantità come quantità lecita, sì, non se ne punisce il consumo. Ma a me sembra che il problema della punibilità o meno del consumatore di droga è stato posto in termini non esatti. Non è che si punisce il tossicodipendente, si punisce il consumatore di droga e soprattutto il consumatore che si rapporta alla droga in termini di libertà di scelta, cioè, come si dice, di libero arbitrio. Beh, quindi il tossicodipendente? No, il tossicodipendente ha un trattamento particolare. Io sfiderei chiunque di coloro che stanno avversando l'attuale disegno di legge a trovare una sola sanzione penale caratterizzata, come si dice, la prigione nei confronti del tossicodipendente. Non è vero, allora, è una mistificazione. Spieghi, senatore Casoli, visto che lei dice, sì, che questa nuova legge non punisce i tossicodipendenti, in che senso questa nuova legge è diversa dalla precedente? Esistono due categorie di persone che si rapportano alla droga.
i non tossicodipendenti, usiamo un termine empirico, ed i tossicodipendenti. I non tossicodipendenti naturalmente si trovano in posizione di libertà nei confronti della droga ed è naturale. Cioè possono usarla o non usarla? No, libertà dal punto di vista del loro libero arbitrio, non è che possono usarla, si dice hanno una libertà di scelta tra farlo sì, possono e non scegliere farlo. Tra l'usarla e non usarla. Non usarla. Sì, La legge dice tu che sei libero, hai questa libertà di scelta, non puoi avvicinarti alla droga, perché se ti avvicini alla droga per libera scelta commetti un reato. Ho capito. Invece se sei dipendente, se sei tossicodipendente non è che non gli si applica una sanzione, però si cerca nei suoi confronti di applicare una sanzione di carattere atipico amministrativo, come la sospensione della patente, il divieto di frequentare determinati luoghi, determinati ambienti, per costringere questo tossicodipendente, che non si rapporta alla droga in termini di libertà, ma in termini appunto di dipendenza, di dissuaderlo ed eventualmente di poter accettare un trattamento sociosanitario diretto al suo recupero. Non esiste una sola sanzione penale, o meglio la prigione, nei confronti del tossicodipendente. È Elena una mistificazione. Negri, vedo che lei scuote la testa. No, non sono assolutamente Elena Negri è del fronte antiproibizionista. Assolutamente d'accordo, perché di fatto questo progetto di legge prevede una pena minima di 8 anni per tutti i tossicodipendenti che vero, sono signora, trovati in possesso non di quantità che eccedono quella che può essere consumata nelle 24 ore o quella giornaliera. Se sarebbe come dire, a chi fuma che ottiene le 10 sigarette o altrimenti se ha il pacchetto rischia 8 anni di carcere. Non la dose vero, giornaliera signora. È un'illusione, avete criticato molto la modica quantità, ma la dose giornaliera è ancora peggio. Quindi di fatto quando si supereranno quei 20 o quei 40 milligrammi, la proposta di legge prevede 8 anni, non è vero, con tutte signora, le conseguenze scusi, che ne derivano. Io le vorrei far leggere il testo di legge, purtroppo non l'ho qui con me, ma io ce l'ho. Io credo che prima di affermare certe cose bisogna informarsi. Io il testo di legge ce l'ho. C'ha il testo di legge elaborato dal comitato ristretto? L'ultima proposta a mie mani prevede una pena da 8 a 20 anni. Per che cosa? Salvo il tossico perché cosa? Mi scusi, perché per cosa? Chiunque detenga, coltiva, produca, fabbrichi, estragga, venda, offra. Grosse quantità. Quantitativi, qualunque quantitativo legga eccedente legga quelli previsti dagli articoli 72 e 72 legga bis. L'ultimo comma, vale signora. A dire le dosi giornaliere per favore. E le momento, dose dice di leggere l'ultimo, legga l'ultimo comma per cortesia. Non so qual è l'ultimo comma. Il comma 7. Se taluno dei fatti previsti dai precedenti commi riguarda le altre tabelle. Non è vero, signora. Per favore, legga il comma 7, perché se lei cita il testo di legge. Riguarda una pena da 2 a 6 anni. Ma non è vero. Ma la legga, per cortesia. Io non è che le dico di dire delle cose. Le dico di leggere il testo di legge. È punibile o non punibile chi usa soltanto marijuana o hashish da 4 a 6 anni? Questo è il problema. Questo si imposta in un altro termine. Questa, mi scusi, l'articolo così come è stato rielaborato dal comitato ristretto prevede una sanzione da 8 a 20 anni per il cosiddetto grande traffico. È stata introdotta una modifica che stabilisce che nei casi di cosiddetta lieve entità la pena è ridotta fino ai 2/3. Poi, per coloro che sono tossicodipendenti, o meglio detentori, assuntori, brutta parola, abituali di droga, non si applica nessuna sanzione detentiva o restrittiva della libertà personale. Nei loro confronti si applica, una volta accertato lo stato di tossicodipendenza, le cosiddette sanzioni di polizia, sospensione della patente, divieto di frequentare determinati luoghi, divieto di frequentare i parchi dove si spaccia e si consuma la droga, se divieto lo fanno, di allontanarsi in certi contesti. Se lo fanno? Prego? E se lo fanno? E se si propone, un momento, contemporaneamente gli si propone di avviarsi all'adozione di un programma socio-riabilitativo. Si baratta il procedimento penale dietro il procedimento penale può essere conto di scusi, allora il procedimento penale scusi, Piera Piatti che è animatrice della Lena. E allora se un ragazzo a un certo momento non riesce a curarlo, se si barattasse il procedimento penale con l'obbligo della cura, e allora
E allora che cosa ci sarebbe da dire? Ha mai funzionato? Sarebbe così drammatico? Ma comunque, allora, Giovannotto, mi permette, non finire la piatti, muccioli poi. No, un minuto. Intanto, chi ha detto che non ha mai funzionato? Perché, scusi, lei come fa a dirlo? Dove perché ha funzionato? Ci sono delle esperienze, mi dica dove. In Francia, in Olanda, no, quale? In Italia, no, 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 no. No, scusi, lei finisca un discorso. No, dove non ha funzionato? Attento, in Francia, no, attento, attento. Guardi che sono ben informata di quello che dico. Allora, se lei mi dice che non funziona mettere un tossicodipendente in carcere per recuperarlo, io le do perfettamente ragione. Però se lei mi dice che un tossicodipendente viene curato inizialmente anche coartando un po' la sua volontà, le posso dire che per una percentuale non guarisce, ma non guarisce neanche quando non è coartata la posso sua volontà. Posso citare una rivista? Posso mentre citare invece, una rivista che non è una rivista fricchettona, ma si chiama Mondo Operaio, rivista prego. Mensile del Partito ecco, Socialista senta, Italiano. Allora, un attimo, citiamo la legge. Le ridò mi subito, finire, le ridò mi subito la parola. Ma guardi che Mondo Operaio l'ho letto, non è una legge. Mondo Operaio, ci deve essere elettorale. Del resto, il governo olandese rigetta ogni forma di ricovero coatto che gli esperti considerano in genere come uno spreco inutile di denaro e di energia. Mondo Operaio, ma la legge di ricovero coatto. Dottoressa Piatti, qual è la percentuale di guariti che lei suppone ci sia dopo la cura forzata? Vediamo. Ma non c'è nella nuova legge. Io non mi permetto come fanno altri. Ma non esiste la cura forzata. Non esiste nella nuova legge. Ma lasciate perdere un minuto. Ma neppure nella vecchia esiste, non esiste nella nuova. Cerchiamo di non nasconderci, io sono assolutamente concorde e d'accordo sul fatto che se esistesse la possibilità per una persona che non è più in grado di scegliere, perché chiaramente il tossicodipendente quando arriva a un certo livello è un malato della volontà, e è un malato della volontà, tu lo puoi aiutare soltanto sostituendo parzialmente per un certo periodo la tua volontà con la sua. È evidente che dopo è il tossicodipendente che deve voler guarire. Però a un certo momento non ci sono questi dati, perché lei non può continuare a parlarmi dell'Olanda, perché tra un po' mi parla della Repubblica di Andorra. Insomma, a un certo momento vogliamo parlare di dati che abbiamo qua. Quanti ragazzi, ma non me ne importa di Mondo Operaio, quanti ragazzi noi abbiamo mandato in alternativa al carcere da Vincenzo Mucci e da Don Pierino Gelmini e che stanno bene e felici? Allora, io non credo alla coazione. Ma neanche io a quel modo lì. Nessuno ci crede. I ragazzi che sono arrivati in comunità sono arrivati dal carcere in comunità per loro scelta. Non c'è nessun magistrato che costringa il tossicodipendente alla comunità. Certo. È il tossicodipendente che una volta ristretto nel carcere, focalizzando le situazioni di devianza, di degrado, di difficoltà nelle quali la droga lo porta, sceglie. Molte volte sceglie. Ma come fa a dire che è la droga, Mucci? Come fa a dire che la droga è non il mercato clandestino? Come fa a differenziare? Scusi un attimo, mi lasci finire, poi dopo allora, lei dico, però interviene. Deve essere preciso. Non facciamo al solito il fatto modo che una bagarre. La cura forzata è contemplata nell'ultima legge. Quando il tossicodipendente arriva... Casoli, magari, mi permetti, mi permetti? È una mistificazione. Quando il tossicodipendente arriva nell'esperienza di Muzzola all'inizio, molte volte, ammesso o no le molte catene? Molte volte. Ammesso o no le catene, chiede il dottor. Molte volte, aspetta un attimo, che dopo gli rispondo anche alle catene. Molte volte viene perché sceglie una soluzione ma che crede più vantaggiosa alla del volontà carcere. Malata di tempo. Quando c'è, ma scusi, io la invito a mantenere un comportamento educato. D'accordo. Non facciamo la solita cozzaglia di idee perché vogliamo prevaricare le idee degli altri. A questo punto non si addiviene mai a nessuna chiarezza. D'accordo, d'accordo. Io la ringrazio. Casoli, lei diceva... Faccia finire, per favore. Sì. Quando c'è uno stretto rapporto di collaborazione fra magistratura e struttura presso la quale il tossicodipendente viene inoltrato... Funziona, perché se il tossicodipendente è demotivato e comincia a determinare delle situazioni, allora lo si riporta al carcere dove lui chiede di andare e si rispetta ancora una volta la sua libertà. Poi ritorna nuovamente e noi, di tutti i tossicodipendenti arrivati agli arresti domiciliari, abbiamo uno scarto, cioè fallimenti, programmi non conclusi, nel 2%. E guardi che noi in comunità abbiamo avuto anche 250 ragazzi agli arresti domiciliari. Dobbiamo interrompere un momento. Prego.
della necessità di intensificare la collaborazione internazionale per la lotta al grande traffico della droga. In quell'anno il governo della Repubblica presentò al Parlamento un disegno di legge che riformava la legge del 75. Ebbene, da allora sono passati 5 anni e non se n'è fatto proprio di nulla. L'anno scorso, di fronte a tutti gli indicatori negativi che segnalavano l'aggravarsi del fenomeno della droga, ritornai a lanciare un allarme. Il governo ha presentato un progetto di legge che stringe le maglie della difesa e rafforza i presidi della difesa in questa lotta contro la droga. Ebbene, sono 6 mesi che il progetto di legge sta di fronte al Senato della Repubblica e non è stato ancora approvato il primo dei suoi articoli. Tutto questo non va, non è accettabile, perché siamo di fronte a un problema urgente, drammatico, e tale da richiedere una grande tensione che io non vedo. Al contrario, che cosa abbiamo visto? Coloro i quali hanno con forza riproposto di fronte alla responsabilità di tutti il problema di alzare le barriere di questa lotta si sono visti trascinare sul banco degli accusati come dei forcaioli degli autoritari impenitenti, chi più ne ha più ne metta, da tutto un concerto folcloristico di personalità e di gruppi e di movimenti, una potente associazione per la difesa della modica quantità in prima fila. Ci sono i liberalizzatori, e cioè coloro i quali pensano che liberalizzare la droga è la via maestra per risolvere questo problema. Io al contrario sono convinto che liberalizzare la droga significa innanzitutto consegnare definitivamente alla schiavitù della droga coloro i quali ne sono vittima, e significa aprire la strada a una ulteriore strage di persone umane. Ci sono coloro i quali, come il Partito Comunista, che ha la posizione più sbagliata di tutti, in un testo del suo congresso ha scritto che non bisogna punire i tossicodipendenti, e va bene, passi, che non sono punibili i consumatori occasionali di droga pesante e i consumatori di droghe leggere, e cioè a dire nessuno. Questa proposizione equivale ad affermare la libertà di drogarsi. Io sostengo che bisogna avere una legislazione la quale abbia dei grandi obiettivi, quello primo di tutto di rafforzare naturalmente il contrasto e la lotta al grande traffico della droga, che fornisca i mezzi per rafforzare le azioni di recupero dei tossicodipendenti, per restituirli alla libertà e alla dignità che hanno perso, per sancire con grande chiarezza che come è proibito vendere droga, è proibito comprare la droga, quindi introducendo nella legge misure dissuasive. Vede il legislatore quali misure sono realistiche ed efficaci. E mi auguro che la legge si faccia presto, pur sapendo che una legge non risolve questo problema. Occorre una mobilitazione generale di intelligenze, di energie, di volontà di tutti coloro i quali vogliono veramente venire a capo di questo problema, il che si fa non con delle parole, ma agendo con coraggio, con umanità, ma anche con energia quando è necessario. Bene, sentiamo la posizione opposta, specularmente opposta a questo, che è quella di Marco Pannella. Ho il senso quasi tragico di un già vissuto. Già ai tempi del divorzio con Loris Fortuna, il peccato come reato, i fuorilegge del matrimonio criminalizzati. E poi sull'aborto, il peccato come reato. Nell'immondo aborto clandestino, la donna doveva essere criminalizzata. Poi magari la galera no, tanto c'era lo sfondamento dell'utero o l'altro. E adesso come allora? Allora con Loris Fortuna eravamo i responsabili dello sfascio delle famiglie, non coloro che hanno cercato, in qualche modo sono riusciti a rendere la legge più civile, aiutando la gente a fondare
il matrimonio sulla responsabilità, la libertà e l'amore. Ci si accusava, noi che abbiamo sollevato il problema, di essere irresponsabili dell'aborto che noi invece denunciavamo e cercavamo di combattere. E adesso sulla droga è la stessa cosa. Il peccato deve essere reato. Non importa se sarà trovato o no, no. Sono milioni di fumatori di spinello, non so quanti. Devono essere criminalizzati, devono sapere che per lo Stato che cessa di essere laico e torna a far coincidere i dogmi della morale dominante del potere, devono essere considerati reati e si deve essere considerati come criminali. Risultato? Il risultato lo conosciamo. Il risultato è che non la droga, una droga come le altre, una droga tremenda, mortale, anche l'alcol è mortale, 30.000 morti l'anno, non 1.000. La proibizione fa sì che vi sono milioni di vittime di violenza connesse alla proibizione. La proibizione fa sì che il drogato deve divenire delinquente, deve ammazzarsi, volere sempre meno vivere perché ammazza oltre a suicidarsi. E noi che denunciamo questa situazione e vogliamo curarli come si curano o si dovrebbero curare gli alcolizzati, siamo accusati di essere le cause delle morti e della tragedia di oggi, come se la legge oggi fosse la nostra e non quella più o meno di Craxi, con più o meno modica quantità di autoritarismo e di demagogia. Occupatevi, vero, anche un po' dei 30.000 morti d'alcol. A San Patrignano si fa dell'ottimo vino, vero Muccio? Certo. E consentiamo almeno a coloro i quali, d'un tratto, hanno a che fare con una legge che fa di una valigetta di 70.000 lire di prodotti agricoli qualcosa di 7 miliardi o di 70 miliardi, o coloro che potremmo curare con l'amore e il dialogo nel tempo, ne facciamo invece dei condannati a morte e dall'assassinio a breve termine. No, la demagogia è troppa. E il salto di civiltà, antiriformista, antilaico, antitollerante, contro il senso dello Stato e del diritto e l'efficacia, è troppo, troppo, troppo spaventosamente lontano. Ecco quello che ho da dire. E chiedo scusa, mi spiace di non essere in studio perché della tua mimica, Giuliano, mi fido poco. Sarà craxista e intollerante e non dialogico e tollerante. Non c'è dubbio. Ma sentire un giudizio di Muccioli su Pannella, poi un giudizio di Taradas su Craxi. Ma io direi che Pannella, quanto ci spiega, vuol curare con la legge antiproibizionistica gli alcolizzati con l'alcol, i drogati con la droga. Io credo che di fondo siamo su due strade diverse. Lui, per sostenere il tutto lecito e non impegnarsi in un orientamento di cultura diversa. Non confondiamo la libertà col libertarismo e non confondiamo un governo democratico che difende la libertà con un governo anarcoide in cui tutto diventa lecito, perché questa è una sottocultura contrabbandata per cultura che destabilizza e fa rincrudire sempre di più dei problemi gravi nella società come quello della tossicodipendenza. Riguardo il vino dà un alcolismo che determina un problema sociale enorme. Ma al contrario della droga, l'alcolismo si determina nelle persone che sostituiscono la droga all'alcol per ottenere gli stessi effetti. Quindi educhiamo al consumo, all'uso e non allo sballo. Nella droga ci si sballa sempre e si avvicina solo per questo fine. Questo per Taradas, detto di Muccioli. Taradas no. Su Craxi, scusate un momento. Abbiamo visto le due posizioni al massimo livello rappresentate, ho chiesto a Muccioli, che non è d'accordo con Pannella, di dirmi cosa pensa dell'intervista di Pannella e a Taradas cosa pensa dell'intervista di Craxi. Ma al di là dei problemi di principio, io penso che se le cose che dice Craxi potessero essere messe in pratica, uno potrebbe discutere sugli effetti pratici. Se bastasse dire no alla droga, la droga è reato, per eliminare, arrestare la droga, allora uno potrebbe dire bene, io non sono d'accordo sul peccato uguale reato, però funziona.
Il fatto è che l'Italia è uno dei pochissimi paesi dove c'è questo concetto della modica quantità. In quasi tutto il resto del mondo anche soltanto il consumo è punito. Negli Stati Uniti è punito anche molto duramente. Eppure la droga non viene arrestata. Diceva prima il rappresentante delle forze dell'ordine, noi arrestiamo degli spacciatori, però c'è già una rete di spacciatori pronta a prendere il posto di quelli che aspettiamo, che arrestiamo. E quando quelli vengono rimessi in galera si aggiungono a quelli che hanno preso il loro posto. La droga viene sequestrata il 5% di quella che è in giro. La droga non si arresta, questo è il problema di fondo. Allora, fare le grandi declamazioni, il reato, porta a conseguenze assurde come la proposta di legge che diceva Casoli prima. Perché cosa succede? Lui dice no alla droga, però se qualcuno si droga, allora meglio che sia tossicodipendente, perché per i tossicodipendenti noi troviamo delle soluzioni, per i non tossicodipendenti la punizione. Certo. Quindi è un incitamento a diventare tossicodipendente, è una conseguenza logica di un atteggiamento illogico e sbagliato che si riversa come danno su tutta la società, perché una cosa la voglio dire ancora, scusate, oggi il malato, diciamo così, di alcol danneggia se stesso, oggi il malato, diciamo così, di droga danneggia tutti noi, perché noi rischiamo, uscendo per strada, di essere violentati, uccisi. Ecco, su questo che è elettoralismo puro, io vorrei perché poi con la mia mimica craxista interpellare. Perché non momento, ci si deve preoccupare? Un momento che c'è una perché non ci si deve preoccupare? Jean, tu a Milano? Oh, pardon. Vorrei fare una richiesta a Marco Tardas, come avevo preannunciato prima. Togliamo di mezzo la questione se le diverse posizioni sulla droga siano o no posizioni di tipo elettorale. Perché, voglio dire, questa polemica fatta da te, Marco, che sei capolista di una lista antiproibizionista, cioè capolista di una lista che proprio sulla questione della droga cerca il consenso degli elettori, e fatta da te che stavi appena facendo un discorso che è il classico discorso elettorale dei conservatori di tutto il mondo, quello che dice attenzione, in pericolo la tua sicurezza, se non si legalizza la droga tu esci per strada e vieni scippato, se si legalizza invece tu sarai salvo. Questo è elettoralismo puro. Posso risponderti? Quindi, posso... Io dico, c'è un problema sanitario e sociale, lo abbiamo trasformato in un problema di ordine pubblico. Della violenza sono vittime tossicodipendenti anche di quella che loro compiono. Della violenza dei tossicodipendenti alla ricerca del denaro sono vittime anche le persone più fragili e indifese di questa società, ed è ingiusto, Giuliano, è ingiusto lasciarle a loro stesse, è ingiusto dire non mi importa niente della persona, della vecchia, della giovane, del giovane che vengono affrontati per strada, strappati, buttati per terra e devono farsi 6 mesi in ospedale. Questo è elettoralismo e questo sarà conservatore, ma io allora sono anche un conservatore, se mi consenti, perché io voglio difendere anche questa gente, voglio riportare, tu sei peggio che un conservatore, e io voglio riportare, perché tu vuoi che un'intera generazione e io voglio riportare, ma non è vero nulla, recinti, io voglio Zurigo, aiutare queste persone che oggi si bucano a non dover anche scippare, prostituirsi, ammalarsi di AIDS, voglio aiutarli ad avere il tempo, voglio impedire che diventano spacciatori, voglio impedire che vadano davanti alle scuole a vendere ragazzini, io voglio impedire che ci sia la diffusione di droga in tutta quanta la società come un'alluvione, e voglio creare delle dighe legali a difesa di coloro che ne fanno uso e a difesa di coloro che non ne fanno uso ma devono pagare una tassa di violenza e di aggressioni subite a questa legge, non ai tossicodipendenti, a questa legge. Il sistema britannico negli anni 30 la prescrivibilità dell'eroina aveva ridotto a poche centinaia i tossicodipendenti in Gran Bretagna rispetto alle migliaia che si contavano negli Stati Uniti. Relazione di Shure alle Nazioni Unite, la società delle Nazioni Unite. Va bene, Friderkowski chiedeva la parola. Sì, soltanto per dire, Tardas, che non è soltanto lui o l'associazione, la lista che rappresenta, che vuole salvare chi è vittima della droga e tutti coloro, tutta la società che è vittima in fondo di una cultura della droga e della pratica quotidiana del drogarsi. Non è soltanto lui che vuole dire no agli spacciatori, vuole difendere chi è aggredito dagli spacciatori. Questo è quello che stiamo tentando di fare tutti, io, tutte le persone che in buona fede credono di voler lottare, non fare una guerra alla droga, tanto meno ai drogati, ma di voler lottare contro un fenomeno che sta aggredendo la nostra stessa libertà. E allora, quando tu dicevi prima, Marco,
bastasse dire no alla droga, io ci starei pure. Il problema è che fino ad oggi nessuno l'ha detto no alla droga. Oh. Il problema è che sono 10 anni che... è così, e sono anni che no alla droga nessuno lo dice, perché probabilmente si pensa che no alla droga non basta. Allora, certamente il no alla droga non basta, ma intanto dirlo è qualcosa. E sul no alla droga io ci vorrei costruire qualcosa in più. Come lo si dice il problema, Angelo? Non c'è dubbio. Fate parlare anche gli altri. Io una cosa non sopporto qui, e non sopporto, non l'ho mai sopportata in questi mesi, di discussione, è che della droga si comincia a fare una polemica fra assatanati. Io credo che è una questione talmente delicata, talmente importante, che vale la pena dalla parte anche di chi se ne cerca di occupare da diversi punti di vista, di rimanere un momentino con i nervi saldi, perché se non hanno i nervi saldi, quello che se ne devono occupare, io credo che quelli che siano in mezzo non riusciranno mai a uscirne fuori. Il punto è un altro, il punto è che è giusto che bisogna sapere come dirlo. È vero anche che nessuno ha in tasca la ricetta miracolistica, la bacchetta magica per risolvere improvvisamente il problema della criminalità e della grande criminalità che fa della droga la propria linfa, e il problema della dipendenza. La proponente non so a chi si rivolge. Io parlo per i giovani socialisti, certo, sì, e non sono in Parlamento. Credo che questa legge sia una buona legge, è perfettibile, è migliorabile, anzi mi auguro che questa non sia una legge chiusa una volta per sempre, ma aggiornabile e modulabile a seconda del trasformazione. Qual è il punto su quale i giovani socialisti non sono d'accordo con la proposta di legge? Io trovo che ci sia un punto fondamentale, cioè che fino ad oggi, in questi anni, ci sono state delle occasioni di liberazione dalle tossicodipendenze, e le uniche concrete occasioni che siano state presentate che sono quelle delle comunità, delle tante comunità di recupero, dei centri di accoglienza. Trovo che in questo disegno di legge manchi l'approfondimento, le risorse concrete da concedere, di cui dare alle comunità, ma anche l'approfondimento della problematica organizzativa. Insomma, vuole dire che questa legge dovrebbe essere più massicciamente a favore della via d'uscita, certo, che consiste nella comunità. Perché la gente capisca, la lotta alla droga deve essere fatta sul breve e sul lungo periodo, deve essere una strategia in cui ci sono dentro informazione, prevenzione, certo, repressione, tutto, perché no, e recupero. L'elemento del recupero è stato quello che in questi anni ci ha permesso di lottare concretamente contro la droga. Oggi questo elemento deve essere potenziato al massimo livello, non per fare dell'Italia una grande comunità, ma per dare la possibilità a tutti quelli che vogliono uscirne fuori di poterne realmente uscirne fuori. Lo Stato italiano, il Parlamento italiano deve tenere in piedi la speranza di chi dalla droga oggi vuole uscire. Sono molti di più di quanti pensiamo. Chi gestisce le comunità sa perfettamente di avere le liste d'attesa. Ho sentito dire repressione, perché no? Lei cosa dice? Nella maniera più assoluta. Perché è dimostrato che la legge penale non fa altro che emarginare di più, aggravare di più e espandere il mercato clandestino. Senta, posso farle una domanda terra? No, dottor Delgatti, gliela posso fare? Dimostrato. Prima non c'era la droga nelle città, nei parchi, nelle piazze d'Italia, scusi, non c'era. A un certo punto è arrivata, va bene? Inizio degli anni 70. Adesso dilaga. Adesso c'è ogni angolo di strada, ripeto, se usciamo qui, lo dicevo prima al vicequestore, noi la troviamo. Io le chiedo una cosa, lasciamo stare che legge c'era, che legge non c'era, la modica quantità, non la modica quantità, io voglio sapere una cosa. Secondo lei è stato fatto quello che era il nostro potere per toglierla di mezzo? No. Perché non è stato toccato minimamente il mercato. No, mi meraviglio, insomma, che i Reagan che hanno tanta fiducia nelle forze del mercato, a loro sfugga questo dato fondamentale, che fino a quando c'è un'offerta che procura quei profitti enormi, sicuramente ci sarà l'ingegnivazione del mercato clandestino. E che l'unica, sì, ma appunto, l'unica forza. L'ingegnivazione anche per la rapina a mano armata, però la rapina a mano armata è colpita dalla legge, non è che siccome. Vuole cambiare un po' le carte in gioco, io le sto dicendo che è una regola di mercato. Siamo intesi su questa questione qui. La regola di mercato è se io commetto un reato finanziario come lo spaccio di droga, la rapina, e ne ottengo un beneficio. A parte il fatto allora che è immorale, se volete. E lo dicono i criminologi, tutte le volte che la legge penale colpisce qualcuno per un comportamento
il cui atto non porta ad una vittima. Ma questa è un'altra questione. Questa è un'altra questione, però volevo... Comunque il comportamento di chi spaccia al grande e al piccolo livello droga porta a delle vittime. È quello che vogliamo evitare. Io vorrei aggiungere alcune cose. Una, la prima, che mi sembra molto importante, e prima diceva lei che questi tossicodipendenti sono minacciosi nei confronti della gente, della vecchietta, che è un vecchio tema di Pannella, la vecchietta scippata. Per carità, io non amerei quest'idea, però stia attento. Voi volete legalizzare, ovviamente, oltre all'eroina, anche la cocaina, no? Perché se no sapete perfettamente che legalizzando l'eroina tutti diventerebbero consumatori di cocaina, no? Perché ci sarebbe l'offerta, anche perché, dottore, il mercato non si alimenta solo di offerta ma anche di domanda. Certo. Quindi fino a quando continua a esserci la domanda, creda che davanti l'offerta continuerà. Non c'è mai stata domanda di eroina. Mi lasci finire perché voi avete imparato dal vostro leader, non lasciate mai finire nessuno di parlare. Tutti come lui. Ecco, voglio dirle che la cocaina, il giorno che fosse legalizzata, davvero non usciamo più per la strada, ma non perché devono procurarsi il denaro, ma perché è una droga altamente pericolosa. Il canaro insegni, no caro, perché nessuno in preda all'alcol tortura una persona per 8 ore come ha fatto il canaro o come quelli del Circeo. Sappiamo perfettamente che la cocaina scatena, e lei lo sa benissimo. Non è tanto criminogena più delle altre cose. È molto più criminogena, perché cocainomani negli Stati Uniti, ce ne sono centinaia di migliaia in Italia oggi, la cocaina è libera, ma si rende conto di questo? Che non capisco, ma se è libera che significa legalizzarla? Che bisogna toglierla di mezzo, non diffonderla col bollo dello Stato. Giuliano Ferrara, io non parlo più perché ogni volta che parlo metterla dentro una farmacia, questo significa toglierla di mezzo, ma com'è possibile che non ve ne rendete conto? Non parlo più, non parlo più, perché adesso che non vi rendete conto di questo? Scusate, momento, c'è una pausa, per fortuna c'è una pausa. Non ho finito, perché con loro non si può finire. Esigenze commerciali. Ma non è possibile. Il Texas. Uno che ha fatto una vignetta, Vincenzo Gallo, detto Vincino, che è un umorista, un disegnatore satirico della lista antiproibizionista, ha fatto una vignetta in cui dice che i sostenitori, mi pare... Umorista di lista. Umorista di lista alle europee. Come Michele Serra per il PC, e come io per i socialisti. PSI, ho grazie della pubblicità. Ho trovato una lista, ma che ci possiamo fare? I campi di lavoro, eccetera, eccetera, campi di concentramento, nazismo per i proibizionisti. 3 milioni di persone sbattuti fuori legge, mi pare che sia, credo che sia il 15-20% della popolazione italiana attiva, no? Sei sicuro che ti convenga aggiungere le parole alla vignetta? Eh? Sei sicuro che ti convenga aggiungere le parole alla vignetta? Forse no, perché la vignetta è efficace. Forse hai ragione tu. Vabbè, fate vedere la vignetta sul chroma key. Ecco, a questo punto noi dovremmo un attimo inoltrarci nella questione detta da Svidercovsky, che secondo me è fondamentale. Le comunità, siccome in questo dibattito bisognerà pure che si arrivi alla questione che cosa funziona, cosa non funziona, la proposta di legalizzazione è un'ipotesi e come ipotesi potrebbe anche funzionare. Le comunità sono una realtà. Bisogna capire se hanno funzionato o non hanno funzionato e discuterne, se siete d'accordo. E io partirei da una prima forma di intervento. Le comunità sono fatte da privati. Ci sono state le comunità come quella di Muccioli, diciamo paternalistico, mi perdonerà Muccioli, autoritaria, e comunità come la comunità Saman di Cardella e di Chicca Roveri e di Mauro Rostagno, che sono comunità di altro genere, ispirate ad un altro metodo. C'è stata la comunità di Don Piero Gelmini ad Amelia, che è in giro per l'Italia, una comunità basata invece che sull'accentramento muccioliano, sul decentramento delle esperienze, ma c'è una cosa che a me interessa molto porre qui e che è la comunità, diciamo non la comunità, l'esperienza dello Stato. Cosa ha fatto lo Stato con le unità sanitarie locali, con le sue strutture? Ora, a quello che dicono i loro critici, e io francamente sono d'accordo con loro, lo Stato ha aperto dei bar sulla strada in cui ha dato il metadone, cioè un surrogato dell'eroina. E noi adesso vedremo un filmato verità in cui dentro una di queste strutture un tossicodipendente, poveraccio, dice io sono qui ed è dal 1981, cioè 8 anni che faccio la mia terapia di metadone a scalare, cioè sarebbe la terapia di metadone a discendere per cercare di disintossicarmi. Doppio mercato parallelo del metadone, eccetera. Quindi vediamo come lo Stato ha fatto la sua politica di recupero, prevenzione, tutte quelle belle parole.
Prego. Per il recupero, per il trattamento di chi dipende dagli stupefacenti, due alternative. La prima è quella offerta dalle strutture pubbliche abilitate in via quasi esclusiva alla terapia farmacologica, alla somministrazione di sostanze di sintesi che dovrebbero ridurre il disagio dell'astinenza. Il SAT, il servizio di assistenza per tossicodipendenti, è a volte la prima spiaggia sulla quale si arena chi vuole uscire dalla droga, chi cerca sollievo, chi solo desidera un incontro e un dialogo. Innanzitutto somministriamo il metadone a scalare. Cioè, io chiedo al ragazzo, io e i miei colleghi, quanta droga si fanno al giorno, in poche parole, e noi ci regoliamo e lo scaliamo man mano, questo metadone. Frequento questo SAT dall'aprile dell'81, ho la cartella numero 12, di cui 5-6 ragazzi prima di me sono già morti. Frequento questo SAT prendendo il metadone scalando. L'effetto che mi fa, diciamo, non è l'effetto che magari possono pensare tutti, tutte volte, non so, visioni, oppure te puoi sentire meglio. Lo prendo per non star male, per essere una persona come un'altra. L'unica cosa che leggo sul giornale, che poi di qualche cosa, si parla di aiuto al tossicomane, però l'unica cosa che sanno fare, vogliono levare la patente, vogliono togliere il passaporto, vogliono non farlo uscire dal comune di residenza. Noi siamo soltanto degli emarginati e loro in questi modi ci vogliono emarginare ancora di più. Qui vengono tutti i ragazzi che hanno finito i soldi e dalla strada vengono direttamente a prendere il metadone, lo stupefacente di Stato. Certo, noi non diamo metadone così come un distributore di benzina, noi diamo metadone tramite un protocollo d'intesa, protocollo terapeutico, che viene fatto dal ragazzo con il medico. Il nostro obiettivo è quello di prepararli all'inserimento nelle comunità terapeutiche. Conosco questo SAT da 6-7 anni e qui venivo soltanto per prendere farmaci o metadone. E poi ho incontrato un'operatrice che mi ha dato una mano e che mi ha indicato nella comunità. E sono entrato nella comunità di Don Pierino Gelmini e ho terminato il mio programma. Adesso continuo a venire qui al SAT in maniera differente. Sono uscito dalla tossicodipendenza e faccio dei gruppi insieme a dei ragazzi e collaboro con loro e cerco di dare una mano alle persone magari che ne hanno bisogno. Chicca Roveri, animatrice della comunità terapeutica Saman. Che giudizio date voi dei SAT, cioè di queste strutture dello Stato nella strada per il recupero e la terapia delle tossicodipendenze? Credo che siano molto diversi se guardiamo per esempio il nord o guardiamo al sud. Dove siamo noi al sud, non so, 5 anni fa addirittura hanno chiuso tutto perché non esistevano più tossicodipendenti. Vorrei parlare un po' più forte solo. Sì. Li hanno chiusi perché non c'erano più tossicodipendenti, adesso hanno in carica 7-8 persone, che vuol dire che ci sono appunto 7-8 persone che vanno a prendere metadone con questa scusa che è il primo aggancio e poi si tenta col metadone di agganciarle di nuovo. Al nord che esperienza c'è? Dipende dalla persona che c'è, abbiamo incontrato anche persone intelligenti che quindi rapidamente inseriscono la persona che chiede di andare in comunità. Poi ci sono persone invece che, per esempio, se non lo vedono prima loro 5 volte, allora non te lo riconoscono, non ti pagano la retta e prima devono decidere loro. Cioè c'è ogni tanto un poco di presunzione da parte del pubblico di riuscire a fare meglio. Le faccio una domanda, perché secondo lei l'idea di fondare delle comunità terapeutiche in cui non circoli la sostanza e che siano fondate, diciamo, su principi anche diversi e metodologie diverse, non è venuta allo Stato? Perché lo Stato si è limitato ad aprire questi spacci di metadone? Ma perché fare una comunità è una delle cose più belle che una persona può fare, ma è una cosa molto impegnativa, non è un lavoro d'ufficio dove tu stai 6 ore, poi smonti e te ne vai. Non è un lavoro da impiegato, è un lavoro. Non è stato solo questo, è stato che quando si è cominciato a fare il discorso della comunità, che è esattamente il discorso che stava facendo adesso Svidrikowski in questi termini, non bisogna che ci dimentichiamo che quando noi invocavamo le comunità nel 1980-81,
erano chiamate ghetti, lager, comunità uguale lager, campi di concentramento. C'è tutta una cultura che ha impedito di fatto che le comunità venissero create allo Stato. L'ha impedito. Ricordiamoci a Torino la mia esperienza è questa, che è stato impossibile, perché c'era una tale reazione contro la comunità, ma dico tutti i giornali, gli stessi che oggi vanno a visitare le comunità, non credo di rivelare niente, non è una polemica, ma io mi ricordo all'interno del PC, io stessa non posso dimenticare che ero all'interno del PC, e praticamente la comunità era bandita, era considerata, c'erano articoli durissimi sull'unità. Quindi certamente che una cultura che aveva un'importanza enorme a quell'epoca, che era la cultura dominante, erano i prodromi, se si vuole, di quello che poi... E a un certo momento è chiaro che è stato un blocco. Quindi lo Stato che cosa ha privilegiato? Ha privilegiato tutto sommato un'etica che è quella che viene propagandata poi anche dagli antiproibizionisti, cioè un'etica che viene definita solidarietà, ma quella non è solidarietà, perché si continua a parlare di educare o punire, ma non bisogna né educare né punire, bisogna curare. Quello che non si è voluto capire in questi anni è che i tossicodipendenti andavano curati. Sentiamo questo... Elvio Facchinelli su questo, che è antiproibizionista, su posizioni cioè diverse da quelle di Piera Piatti. Curare è un fatto repressivo. Io vorrei parlare a dire qualcos'altro. Sì, posso? Dica qualcos'altro. Sì. Ecco. Allora mi sembra che il limite di questa trasmissione non a sia... A lei è il giudice della trasmissione? Sì, perché no? Benissimo, perfetto. Ci sono partecipi. D'accordo, no, la leggiamo tutti. Allora io voglio dire, il limite mi sembra quello, non tanto quello di queste contrapposizioni elettorali, quanto il fatto che, come dire, c'è una contrapposizione di aspetti empirici rispetto ai quali poi ci dividiamo gli uni a favore e gli altri contro. Allora, io vorrei invece... come dire, richiamare un punto un po' meno empirico e, se lei mi permette, ci figuri. Comincerei con citare San Paolo. Benissimo. In un punto della lettera ai Romani, San Paolo dice: ho conosciuto il peccato solo attraverso la legge. E aggiunge poi: non avrei conosciuto la concupiscenza se la legge non avesse detto non concupire. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che bisogna abolire le leggi. No, che c'è un rapporto fra la legge e quello che viene proibito dalla legge che non è così facile, così semplice da pensare. Non si tratta semplicemente del fatto che fatta una legge, allora noi possiamo aspettarci dei comportamenti conformi a questa legge. Purtroppo succede che la legge stessa... in qualche modo può diventare, nel momento in cui l'oggetto è proibito, è molto allettante, diventa, come dice Giampaolo, San Paolo, era per familiarità, sì. Nel momento in cui questo oggetto è così allettante ed è proibito, è qualcosa che incentiva il consumo stesso, la richiesta di questo prodotto. Questo lo dico da un punto di vista per uscire da questi limiti, cioè come porre un problema in questo senso. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che attraverso una certa situazione legislativa, che può essere una legge sia interna, sia quella che c'è, sia quella prossima, viene a configurarsi una situazione, diciamo così, in qualche modo perversa. E faccio subito un esempio, pratico e concreto, esemplificazione da San Paolo. Una mia amica insegnante mi ha raccontato un episodio di questo genere, in una terza media. Lei fa un lungo discorso sulla droga e sui pericoli della droga, dicendo quali sono tutte le cose che noi sappiamo, che sono state dette anche questa sera. Si alza un ragazzino alla fine e dice: ma allora, quando sarò grande, come farò a non bucarmi? Ecco, questo io lo vorrei porre come un problema che abbiamo tutti, i proibizionisti, gli antiproibizionisti e gli indifferenti, cioè questo rapporto controverso, contraddittorio e ambiguo con la legge, per cui certamente abbiamo davanti dei grossi problemi, ma non possiamo aspettarci da una legge che risolva questa situazione. Su questo non c'è dubbio, credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che... l'omicidio, perché se no si uccide di più se si punisce l'omicidio. Ma il senatore Casoli naturalmente è preoccupato, perché no, se passano le idee di San Paolo e del professor Facchinelli rimane disoccupato, lui è tutto in Parlamento. Scusi, io ho parlato di un oggetto allettante.
estremamente allettante, perché sennò se ne teniamo conto può essere un grande piacere. Fatto, sì, ma per una minoranza. Sì. Se non è un oggetto estremamente allettante, com'è la droga, che diventa un mito, non potete fare il paragone con l'omicidio o col furto. A parte il fatto che ci manca la vittima ancora una volta. Anzitutto vorrei sapere che si decidono se c'è stato sta droga proibita o sta roba libera, sta droga libera. Se è stata la droga libera che ha potenziato il fenomeno o è stata la droga proibita che lo ha potenziato, se si mettono d'accordo. Per me la droga è sempre stata libera e non è stato il proibizionismo a incentivare, ma l'abbandono del tossicodipendente a se stesso e l'esautorazione della famiglia che non ha più potuto più intervenire. Ad ogni modo, anche se il tossicodipendente ha fatto questa esperienza, o perché era proibita o perché non lo era, vuole uscire dal suo stato. Se da solo non ci riesce, chiede aiuto. Lo vogliamo dare questo servizio, certo, o no? Certo, lo Stato, certo, ha il dovere di darlo o no? La nostra Costituzione che cosa è, a difesa della vita o no? Dobbiamo fare una breve interruzione. Quando gli uomini stavano per difeso da Muccioli fino a qualche minuto fa, Elena Negri. Il problema. Da un lato lo Stato proibizionista, che poi diventa anche paternalista e ti consente di andare in comunità, e dall'altro la proposta di legalizzazione. Non è questo il problema, la comunità può esistere sia con l'attuale legge che con il proibizionismo che con l'antiproibizionismo. Tutto ciò non ha nulla a che vedere con questo progetto di legge, che può avere pure l'ultimo comma modificato nell'ultima riunione del Comitato Ristretto, ma di fatto vuole continuare a vedere il tossicodipendente, a farlo diventare criminale, ritiene di risolvere il problema aumentando le pene, soprattutto, la cosa più grave, concentrando energie, lavoro ed intelligenze rispetto alla microcriminalità e dimenticando il discorso dei grandi trafficanti, lanciando solo slogan tipo ergastolo per gli spacciatori, che sappiamo che è slogan elettorale, ma che di fatto non serve assolutamente nulla se non consentire il mercato nero e farli sopravvivere rispetto ai tossicodipendenti sempre più puniti. Io ho l'impressione che né lei che negli altri amici abbiano letto né il disegno di legge né il testo. Però fatelo parlare, l'autore del disegno di legge. Ma no, anche perché fate delle citazioni che non esistono. Io ho pregato la cortese signora. No, adesso non ricominciamo col comma, però, Cazzoli. No, certo. Il punto è questo. Ma Elena Negri dice: volete fare del tossicodipendente un criminale? E lei ha detto che questo non è vero. Su questo c'è un dissenso che gli spettatori potranno colmare leggendo loro la proposta di legge. Costretta a rapinare, costretta a scippare, diventa criminale. Lo volete criminale? Io credo che questa legge, però, non questa legge, la lotta alla droga più in generale, non, questa lotta alla droga non sia una lotta che vuole criminalizzare qualcuno, se non chi criminale già lo è oggi. E ce ne sono molti che vivono e nutrono la propria criminalità, la propria pratica criminale sui tossicodipendenti. Bravissimo. Allora io dico un'altra cosa, che questa legge forse sarà una legge da migliorare. Certo è che chi criminale è, da questa legge deve essere colpito, e questa legge è utile a colpirlo. Questa legge chi criminale, li salva, chi criminale li salva, non è, perché non concentra le energie. Chi criminale non è, e cioè chi è in uno stato di dipendenza, chi vive in uno stato di dipendenza, trova anche con questa legge una via di liberazione. La lotta alla droga che io interpreto è una lotta di liberazione della droga, non una guerra ai drogati. Sì, quando proponi come alternativa al processo penale la comunità, questa non è un'alternativa, la comunità è un elemento fondamentale della strategia. Ma non può essere barattato di carcere con la comunità. Lei non può dire che la lotta alla droga è uno slogan elettoralistico. La droga non è un argomento elettoralistico. Con questo disegno di legge è elettoralistico. Mi dispiace, è una ribellione delle coscienze, è questo che non si riesce a capire, che invece va capito e che credo che la gente abbia capito. Tagliamo dalla Taradas. Volevo dire una cosa sulle comunità. Le comunità ovviamente possono servire all'interno di qualsiasi sistema, come gli ospedali servono anche le comunità. Io ho una preoccupazione. Quando voi dite, qualcuno qui dice, più soldi, più soldi, più soldi, facciamo le comunità di Stato. No, io credo che abbia ragione Roveri quando dice ci vuole anche una forte carica umana per gestire una comunità. Quindi non può essere lo Stato a gestire le comunità. Lo Stato deve migliorare i servizi che offre, ed è sbagliato Ferrara dire che si tratta di spacci di metadone, perché molto spesso con gli spacci di metadone
sono l'ultima o la prima spiaggia a cui arrivano delle persone che sono le più critiche. Alle comunità ci si arriva dopo tanto e tanto tempo di attesa, di filtri. Sì, sappiamo tutto. Ma lo sappiamo, ma questo è molto importante, perché guadagnare tempo attraverso il metadone significa guadagnare tempo di vita, guadagnare tempo di recupero, guadagnare tempo per le famiglie di intervenire. Se noi vogliamo togliere queste cose, noi in realtà gettiamo queste persone direttamente nella morte. Ma con l'eroina in farmacia non si guadagna tempo per il recupero e la riabilitazione, si eternizza il problema della droga. Posso dire che è molto sbagliato, Ferrara, perché i risultati delle comunità, sa quali sono? Soltanto il 20% di quelli che entrano in comunità escono, diciamo così, guariti. Il 20% a livello internazionale. E sa quanti vengono ammessi in comunità? Una piccolissima percentuale di quelli che lo chiedono. Quindi la comunità non è una risposta generale. Bisogna trovare altre risposte. Cardella. La comunità è la risposta a questo momento più avanzata che siamo riusciti a inventare. Esistono del resto già dei fatti innovativi rispetto alla comunità, come i day house, i day hospital, insomma, certo. C'è tutta una ricerca in questa direzione. Certo. Adesso io però vorrei dire una cosa. Chi nega questo? No, che questo dibattito nei termini in cui è messo ha un po' la sindrome di Costantinopoli, insomma, perché continuiamo a discutere se questa legge è punitiva, non è punitiva, insomma è una vecchia menata. Questa legge vuole ricucire uno sbrego della legge precedente, vuole eliminare questa modica quantità, perché questa modica quantità nei fatti, non in teoria, non in, come astrazione, ma in concreto, ha dimostrato che chi spaccia l'eroina paga la sua piccola multa. È come se uno parcheggiasse la macchina in sosta vietata, dopodiché entrasse nel bar, uccidesse 5 persone, uscisse fuori, pagasse la multa e se ne andasse libero. Ma come fate a dire questo? Cioè questa legge impedirebbe lo spaccio, cioè scomparirebbero gli spacciatori? Domanda, la legge modificata impedirebbe lo spaccio, toglierebbe di mezzo punto gli spacciatori? Di domanda, mettiamo il punto di domanda. Cardella, la legge la nuova legge molto probabilmente ridurrà 120.000, 150.000 piccoli spacciatori in una quantità fisiologicamente in qualche maniera accettabile, a 10.000, a 15.000, ci saranno dei vantaggi. No, signora Negri, non può continuare a urlare nei microfoni, scusi, abbia pazienza. E li lasciate lì perché non ha risposte. Per favore, detto questo, replica. È vero che questa legge modificata porterà i piccoli spacciatori da 120.000 a una quantità fisiologica minore, è vero o no? Ci sono le esperienze di tutti i paesi del mondo, negli Stati Uniti 1 milione di arresti ogni anno, quindi no. Vogliamo sentire il vicequestore Urcioli? Un momento? Volentieri. Su questa questione però, Volentieri, per dire che si è parlato delle modifiche alla 685 come se fosse tutta centrata sul problema puniamo o non puniamo il tossicodipendente. La legge, vorrei dire, ha un ben altro respiro, ma soprattutto... Senta, mi dica una cosa, lei che è un super poliziotto, lei può punire una persona che fa il piccolo spaccio usando piccole quantità di droga davanti alle scuole? La può punire, la manda davanti al magistrato? Può punirla o no? Certo, se spaccia le droghe va punito. No, sì, io dico, se lei la trova con una modica quantità di sostanza stupefacente, se spaccia la droga, grazie. Certo. Esatto, secondo la nuova legge è punito. La nuova sì, ma la vecchia? In piccole quantità. Secondo il progetto di legge verrà anche punito, ma il giudice avrà un'ampia discrezionalità nel graduare la pena a secondo della sostanza di ma sai benissimo che con la vecchia legge invece Ferrara, sai benissimo che con la vecchia legge invece non può essere punito. Detto questo, andiamo avanti, facciamo un passo. Cardella oltre. Dice andiamo avanti, andiamo per favore, la nuova legge prevede un momento di quello che succede in questo paese. Intanto, in questo momento, che cosa sta succedendo? Queste famose comunità riescono ad accogliere intorno all'1 per 1.000 dei tossicomani che esistono. Questo è il vero problema. Questo è il problema serio e importante. Come mai? Com'è possibile questa cosa? Questa storia deve finire. Perché la battaglia sulla tossicodipendenza e certe posizioni che sono emerse sulla liberalizzazione probabilmente non sarebbero neanche comparse in un paese che avesse fatto barriera realmente al problema della tossicodipendenza. A me mi pare di capire che la posizione, quella lì vertiginosa,
è un po' una cosa che nasce dal concetto che tanto peggio tanto meglio, cioè la situazione è talmente scancrenata che in fondo legalizziamola e non ne parliamo più. Ma no, tutto a me questo mi pare di capire poi in concreto. Tanto disperatamente di spiegare che invece legalizzare significa tanto meglio, ma tanto meglio. Scusa, però tanto più. Però sapete benissimo. Posso dare un giudizio su tutto l'andamento della discussione? Prego, perché abbiamo la figura del giudice, e soltanto parliamo di tossicodipendenze. Mentre il problema reale a cavallo tra gli 80 e i 90 è la diffusione in un sistema chiamato mondiale della droga, per cui questa problematica che ci angoscia tanto delle tossicodipendenze è soltanto una parte di un discorso molto più ampio di diffusione. Beh, dunque, del problema della droga. Si può legalizzare solo in Italia la droga? Sicuramente no, ed è quello che noi proponiamo. Ah, quindi è una proposta che si può realizzare fra 20 anni. Dobbiamo lavorarci sopra, ma c'è una proposta. È una buona proposta. La domanda, scusami, prego, è una buona proposta o una cattiva proposta? Poi vedremo se ci arriveremo, perché anche sul divorzio si diceva. Io vorrei chiedere non ci arriveremo, sulla città. No, se no si accavallano le voci. È una proposta. Casoli, rapidamente, siccome c'è un medico, rapportare ad un ragazzino che non ha ancora la capacità di discernimento il modello della droga libera significa fare nei confronti di questo ragazzino un'opera educativa, scuole, voi non vi rendete un'opera conto, educativa, vanno a venderla dentro le scuole, voi non quando vi rendete voi conto. Quando voi a un ragazzino gli inculcate il modello che drogarsi è un fatto normale, credete voi che questo ragazzino si rapporterà alla droga in termini di rifiuto o in termini di accettazione? Voi ignorate quale senatore Casoli, non accavalliamo. Taradas ha detto, vanno a venderla davanti alle scuole, in polemica con lei, non ho capito perché in polemica. Quale responsabilità? Perché appunto, un momento Casoli, perché in polemica? Parla del ragazzino, il ragazzino vede il whisky davanti a... Sì, ma lo vede proibito, vede Casoli dice, se legale, voi ne parlate come di una cosa legale... Io mi domando, vede il whisky sul mobile di casa un e non lo beve che non ha ancora la capacità perché di discernere, il whisky non ha senso gli fa critico, male. Gli inculcate un modello di liceità. Credete che questo ragazzino si rapporterà in seguito alla droga in termini di rifiuto o in termini di accettazione? In termini di dissuasione. No, io chiedo a voi, siccome siamo tutti padri e figli, abbiamo figli e nipoti, ci sentiamo di assumerci questa responsabilità morale, oltre che giuridica, oltre che di qualsiasi altro genere, di far sì di rappresentare ai nostri figli che drogarsi è lecito? Scusate, devo interrompere, abbiate pazienza su questa domanda, interrompiamo e poi risponderemo. Quando è stata l'ultima volta che sei arrivata tardi qui per aver fatto un weekend di... Immagini. E andiamo a Napoli, dove Antonello Sette e Gloria Eminente hanno catturato immagini agghiaccianti e tragiche a Trinità degli Spagnoli e in altri luoghi. Andiamo a Napoli. ...167 è il numero della legge per l'edilizia popolare. A Napoli dà il nome al quartiere che vanta il primato nazionale degli spacciatori in rapporto al numero di abitanti. Si vendono più di 1000 dosi al giorno. L'organizzazione è capillare. Obbediscono tutti ai fratelli Lo Russo, i capitoni. Alla base della piramide, come venditori, di moda i ragazzini e le madri eroina. Mi chiamo Assunta, tengo 30 anni e sono una mamma eroina. Sto in casa a 167, a Ciampi Cavalli. Addosso qui tutti quanti spacciano, a cominciare pure il più piccirillo. Io ci ho capitato perché tengo 2 figli, una con 15 anni e una di 14 anni, e sono state abbandonate. E l'ho fatto per i figli per necessità. Prima venivano le sigarette, ma che sigarette non si fa niente di più. E allora mi sa spacciare. Poi ogni giorno si avvicina una a me, un boss. E mi promettete di andare a Nare e io ho abbagliato i soldi, ha già accettato. Man mano che sono cresciuto, pure i figli miei sanno mi sa spacciare. Però è zonato, ero stanno ricco. Però non sanno mai bucate, perché sono fiero di dire, pure se anni si chiamano mamma eroina, i figli miei non tenono buca.
Mirko ha 6 anni e gli capita spesso di giocare fra le siringhe. È il figlio del custode della scuola di Via Catone nel rione Traiano, finita di costruire nel 1973 e mai inaugurata. I muri non hanno resistito all'incuria e alle occupazioni dei senza casa e quella che era stata presentata come una scuola modello è diventata il rifugio di centinaia di tossicodipendenti. Cioè, 7 anni fa mio marito mi bucai proprio lui. Mi bucai lui, mi lasciai e io rimasi 1 mese da solo che mi sono restituita per bucarmi. È 1 mese che mi sono bucando. E non voglio bucare più, mi sono rintossicando. Io non ce la faccio più, basta. Che mi sto facendo i lavaggi, perché questa è proprio un'immondizia questa roba. È uno schifo che uccide solo. Ci costringono, ci chiamano, dice abbiamo la roba buona, tutto questo. Noi ci facciamo prendere da pane che lo compriamo, eh? Non c'ho una vena, mi buco sul seno. Qua. Io non sono, se vedete il mio seno, non si conosce. Vedete? Il mio seno non si conosce niente. Che vengono loro vicino a me. Loro, che non so bucarmi, loro dicono offrimi che ti buco io e mi bucano alla gola, al seno, tutto. E noi vogliamo ritornare come una volta. Come eravate una volta? Io ero più bella, avevo i miei figli vicino e un marito. Aspetti un bambino? Sì, di 2 mesi. E io avendo il bambino, no, mi sento più attaccata e ti do un bambino più. Voglio ritornare come una ragazza come una volta. E basta. Ma lei aspetta un divorzio e me la voglio sposare io per la togliere proprio da queste cose, della droga e da sul marciapiede. Cardella. Ghiacciante questa cosa. Io adesso devo fare un po' di una cosa che parla della mia comunità. Noi andiamo a Napoli il mese prossimo, abbiamo dovuto trovare una casa noi, insomma. Lì c'è un paesaggio assolutamente diradato, cioè il silenzio della città, il silenzio della regione, il silenzio dello Stato. E naturalmente c'è tutto questo, insomma. Allora io credo che il vero problema sia questo, sia il vero problema. Sia che c'è una parte di questo paese che si deve fare carico di organizzare una risposta. Ovviamente una risposta non violenta perché tutti sappiamo che non è schiaffeggiando gli schiaffeggiati, insomma, che si risolve il problema. Però c'è bisogno che la gente capisca che questa società, così come noi siamo abituati a viverla, sta per scomparire e sta per essere sostituita da una società drogastica di quel tipo, perché lì ci sono i femminelli e gli emarginati, eccetera, ma la stessa cosa succede anche nei quartieri alti della città e la droga attraversa trasversalmente tutta la società e bisogna organizzare una risposta a questa alluvione in pieno corso. E io temo di credere, sulla base della mia esperienza,
che l'ipotesi di legalizzazione non è una risposta adeguata. Ma questo mi pare di capire. Io sono per molti versi anche affascinato dalla vostra, l'ho chiamata prima vertigine, me ne scuso. Però guardate questo, in questo momento ci sono i dati della Lombardia, dicono che in Lombardia ci sono 200.000 tossicomani duri, dunque bisogna pensare che in questo paese grosso modo ce ne sono 1 milione, questi tagliamo la corda, insomma, li abbandoniamo alla loro deriva. E lei pensa che questo problema di degrado di un'intera società si possa risolvere attraverso allora la moltiplicazione delle comunità terapeutiche? Perché questi qui spacciano? Noi abbiamo visto adesso una situazione tremenda in cui è evidentemente un'intera società che economicamente vive sullo spaccio, e questo è il momento fondamentale che spinge la mamma eroina a vendere l'eroina. E questo è il punto centrale. Allora lei mi sembra che tenda a riproporre come una sorta di risoluzione attraverso la moltiplicazione all'infinito delle comunità terapeutiche. Io sono d'accordo sul valore delle comunità terapeutiche, però non credo che di fronte a quelle immagini tremende che abbiamo visto questa possa essere la soluzione. Non so se la legalizzazione lo sia, ma certamente quelle delle comunità terapeutiche, con tutti i meriti che hanno, che avete voi, mi sembra assolutamente un'utopia o addirittura un'illusione. Ma io non credo che sia solo una questione di comunità terapeutiche. Io credo che le comunità terapeutiche sono una punta avanzata di un esercito che si deve formare. Io credo che lei deve fare delle cose in questa direzione. E a me non mi tranquillizza affatto sapere che questa donna prima ha venduto delle sigarette, adesso vende dell'eroina. Perché io sento una grande differenza tra queste due cose. Sì, ma perché è passata la droga? Se non perché c'è questo tessuto non solo di Napoli, ma di intere regioni. Professor Facchinelli, posso farle una domanda? Rispetto a 10 anni fa, noi assistiamo a quello che diciamo avvenga nel Sud America, cioè intere regioni passano sotto il controllo della grande criminalità, e questo è un punto centrale. Ma perché è stato possibile questo? Professor Facchinelli, sì. Il tabacco è legale. Sì. Eppure esiste il contrabbando di tabacco. Ma vede che per esempio questi qui le dicono, noi abbiamo rinunciato al tabacco perché? Ma perché rende molto meno. Certo. Dico, il tabacco è legale, certo. Eppure esiste il contrabbando di tabacco. Ma esiste in misura, vede molto ridotto. Lei è certo? No, io non tecnicamente, sono certo. No, lei non è certo per principio, ma dico, lei pensa all'ingrosso che legalizzando l'eroina, liberalizzandola, regolamentandola, decriminalizzandola, depenalizzandola, ecco, regolamentandola, sia impossibile che si formi un secondo e un terzo mercato parallelo? Io le dico, questa è difficile da prevedere, però adesso la situazione attuale mi sembra caratterizzata come quella di un uomo che è caduto in un fossato dove sta annegando e teme di uscirne per paura di cadere in un altro fossato ancora più grande. Io mi chiedo, ma quale fossato avete davanti? Non vedete che cosa succede? Ma queste sono cose spaventose che stanno vedendo. Non solo le vediamo, ma le facciamo vedere. Ho solo posto il problema. Professor Facchinelli, scusi, questa illusione filantropica che bisogna riconoscere come tale. Professor Facchinelli, lei dice, ma non vedete che cosa succede? A me di tutto questo sorprende sempre che le persone che forse che più parlano con accanimento di droga sono quelli che vedono meno tossicodipendenti. Noi lo vediamo che cosa succede, però vediamo anche che nessun tossicodipendente decide di uscire dalla droga se la droga gli viene fornita, e questo glielo dicono tutti. A un certo momento, salvo casi rarissimi, meravigliosi, che non contano, nel senso che non fanno numero, sui grandi numeri un tossicodipendente a cui lei dà la droga continua a drogarsi. Scusi, signora Piatti, vorrei davvero su questo chiedere molta sincerità. E posso dirlo è meglio? È vera questa cosa che nessun tossicodipendente tende ad uscire dalla droga se la droga continua ad essergli fornita o no? Che cosa significa se la droga continua ad essergli fornita? Se la può prendere in farmacia oppure se glielo dà un pusto. Nelle librerie italiane in vendita il libro di Salman Rushdie, questo non significa che lo Stato italiano distribuisca un libro anti-islamico, significa che c'è la possibilità... Ma cosa c'entra? Risponda sulla droga. Ora mi dai del lei... Ti do del tu come vuoi, Marco. Noi diciamo una cosa molto... Con convenzioni televisive, comunque...
dimmi una cosa, sei convinto o no? Sono assolutamente convinto. La remissione spontanea. Certo. Sono assolutamente convinto che oggi succede che il 20% dei tossicodipendenti decide di rinunciare alla droga e il 20% di coloro che non stanno in comunità, mentre c'è un 20% di coloro che stanno in comunità che decide altrettanto. No, le cifre sono analoghe, questo non significa che non ci sia bisogno di comunità. C'è bisogno per ciascuno, no, secondo... Ma adesso non era in discussione ma la comunità. Senta, allora ti dico, Giuliano, che oggi la gente smette di drogarsi, perché se non smettesse avremmo morti. Ma smette di drogarsi perché non... smettesse, senta, avremmo decine di migliaia discorso, di morti, invece non ci abbiamo. Oggi ma non abbiamo, è possibile. Oggi abbiamo una situazione... Ma insomma, lei lasci finire un discorso, mi ha interrotto. Sto cercando di dare una risposta. L'ha data. Ma posso oggi dirle? Succede, ma secondo lo sa perché succede? Un po' lunga, ma l'hai data. Secondo te la gente smette per volontà di smettere anche se la droga è... Ma non è vero. Beh, sentiamo la Piatti e il Laccioli. Posso dare la indicazione bibliografica? Quindi, rapporto organizzazione mondiale della sanità 1961. Va bene, rapporto dell'OMS 61. Insomma, io voglio dire una cosa, che questa gente ha letto solo qualche libro, generalmente di Arnau. Noi tossicodipendenti li vediamo tutti i giorni. Allora, quello che vorrei dire, è chiaro che qualcuno oggi smette, ed è quello che noi continuiamo a insistere, molti smettono, ma sa perché? Perché la vita diventa insopportabile dovendosi conquistare la droga in questo modo. Lei provi a regalargliela, caro signore, e parla, non lascia finire. Sì, ma infatti bisognerebbe domandare. Non hanno mai visto un tossicodipendente. Se la liberalizzazione dell'alcol ha fatto venir meno il numero degli ubriaconi. No, li ha fatti aumentare. Se la liberalizzazione di per sé del fumo ha fatto diminuire il numero dei sono diminuiti da quando ci sono delle leggi, è chiaro che è la legge, no, è la legge del mercato, c'è più il mercato è libero. Lei sa che i consumatori di tabacco stanno diminuendo, ma non perché, ma non per i divieti, caro signore, per i divieti. Allora, perché c'è il divieto? Ho l'impressione che questo sia un autogol, l'uno è perché c'è la minaccia del cancro. Ho l'impressione che questo del tabacco sia un autogol, in effetti. Ma come potete dire che è un autogol? Ma scusate, se ci fosse il divieto di vendere le sigarette, che cosa succederebbe? Succederebbe che il mondo sarebbe impazzito, perché ci sarebbe un narcotraffico, perché si chiamerebbe in questo modo, di gente che vende sigarette, che sarebbe molto superiore in termini di reddito a quello delle droghe. Allora, a nessuno di voi viene in mente, nonostante la comunità europea dice 440.000 morti di tabacco ogni anno contro 10.000 morti di eroina, a nessuno di voi viene in mente di proibire le sigarette, perché sapete che allora i trafficanti di sigarette diventerebbero i padroni del mondo, come oggi si stanno avviando a diventare i padroni del mondo i trafficanti di droghe. Purtroppo qui è una gara di voce con la vita sociale e la filosofia che la società non c'è il mercato, no, perché non c'è il contrabbando, Muccioli, soltanto perché chi compra sigarette non deve scippare, rubare, è proprio la sigaretta che è diversa dal buco. Scommettiamo che se prendiamo 100 persone che ci stanno ascoltando, 90 sono di questo parere. Il buco, l'eroina, va bene, che fa male, che annisce le vene, che l'ha visto a Zurigo, è peggio di fumarsi una Marlboro, ve lo dico io che ho smesso di fumare. Vediamo un po' la realtà, perché si è convinta che bucarsi non si deve fare. Vediamo un po' la realtà, lei si legga un attimo, uscire dalla tossicodipendenza non significa stare un mese, un anno, 10 anni senza bucarsi. Significa modificare un modo d'essere che ha portato alla tossicodipendenza e che la tossicodipendenza ha potenziato, devastando il potere della volontà nell'uomo. Il buco è un fenomeno quindi sociale che si tratta di rieducare questa persona e restituirgli la sua personalità con un supporto. Siccome questo comporta delle fatiche abnormi, anche se il tossicodipendente vuole uscire, determinato a uscire, ha bisogno di un supporto e cerca un supporto, perché ogni tossicodipendente questo ha provato almeno 10 volte meglio, da solo. Questo è il vostro, e quelli che non peggio, ci sono, la parola Taradas, hanno bisogno di un aiuto. Diamoglielo. Momento. Impuls Nashi vi offre. Secondo la DEA, l'ente antidroga americano, il crack è la droga più violenta che ci sia.
Perché agisca sul sistema nervoso, infatti, sono sufficienti dai 5 agli 8 secondi e gli effetti durano dai 2 ai 5 minuti di eccitata euforia. Ed è per questo che il crack è stato definito un concentrato di gioia e una scarica violenta come quella della sedia elettrica. Subito dopo si va in paranoia ed è soprattutto questo il motivo per cui chi consuma il crack gira quasi sempre armato. Quando l'effetto finisce si sente immediatamente il bisogno di un'altra dose. Il crack può essere preparato facilmente in casa da chiunque, basta far bollire in un pentolino cocaina, acqua e un po' di bicarbonato di sodio, oppure etere o ancora ammoniaca. Si formano così dei cristalli che si fumano dentro apposite pipette di vetro. Con questo tipo di droga si realizzano guadagni incredibili, basti pensare che da un chilo di cocaina, che costa mediamente 15 milioni di lire, si ottengono 10.000 dosi al costo di 10.000 lire per dose per un incasso lordo quindi di 1 miliardo. Il crack ha fatto la sua prima apparizione in America nel 1981 a Los Angeles, San Diego e Houston. Poi è dilagato immediatamente in tutto il paese e ora, sempre secondo gli studi della DEA, il 70% dei cocainomani lo preferisce alla tradizionale sniffata. I consumatori di crack hanno un'età media di 25 anni e appartengono in genere a classi sociali medio-basse. In America il crack ha fatto delle vittime anche tra bambini di 10 anni. La sua prima apparizione in Italia risale al 18 dicembre del 1986 a Roma, all'aeroporto di Fiumicino, nascosto dentro la cuccia di un cane. Nei primi 4 mesi del 1987 gli agenti del servizio antidroga della Guardia di Finanza hanno sequestrato 54 kg di cocaina contro i 16 sequestrati nello stesso periodo dell'anno precedente. Sembra comunque che il vero crocevia sia Milano. Da lì il crack ha ormai invaso tutta l'Europa. A Marco Taradas, capo degli antiproibizionisti, della lista antiproibizionista, faccio una domanda semplice e chiederei una risposta semplice. Il crack non è come l'eroina e come la cocaina, cioè una droga ad alto costo. Non è una droga che attraverso la proibizione per ragioni di mercato, perché per procurarsela bisogna ricorrere agli spacciatori, salga di prezzo. È la droga dell'era della legalizzazione, è la droga a 10 dollari, una specie di grande aspirina di lusso. Bene, il crack si sta diffondendo dappertutto ed è in qualche modo lo scenario orrendo del nostro futuro e del futuro dei nostri ragazzi davanti alle nostre scuole. La liberalizzazione, legalizzazione è nella sostanza rappresentabile con gli effetti che ha oggi il crack, cioè la liberalizzazione è l'Italia o il mondo, o Los Angeles o gli Stati Uniti, quando saranno omologati dal consumo attuale del crack. La droga ha un prezzo da farmacia. È questo il futuro che ci proponete? Mi sembra un'analisi molto obiettiva quella che tu fai. Io direi il crack è l'esito della politica proibizionista di Reagan. Quello succede nell'America proibizionista quanto mai è stata. Il crack, tu dici le 10.000 lire che costa, pensa ai denari che rende. Questo ti ha spiegato il servizio. Il crack trasforma il valore di 15 milioni in un valore di 1 miliardo. I ragazzini che nelle strade americane vendono il crack guadagnano un giorno 2.000 dollari. Questo è il problema, allora togli facciamo? Valore a questa merce e toglierai le persone che la vendono e toglierai questa merce come di giro. Come si fa a togliere valore al crack che costa come un chilo e mezzo di carne? Vedi Giuliano, se la cocaina costasse il prezzo reale, cioè 1.000 lire, ci mettiamo la tassa, costa 5.000 lire, tu pensi che qualcuno andrebbe arriviamo a suicidarsi? Arriviamo al prezzo del crack. Tu pensi che qualcuno andrebbe a suicidarsi con il crack? Se qualcuno volesse andare a suicidarsi con il crack non sarebbe venuto dopo l'eroina e dopo la cocaina. Sai perché adesso si teme, non è come dice lì che ha invaso l'Europa, si teme che arrivi in Europa? Perché i mercati dell'eroina e della cocaina sono saturi, perché il mondo criminale già ricava tutto quello che può ricavare dalla cocaina e dall'eroina e quindi adesso vuole introdurre una nuova droga. Questo è il fenomeno che si crea sulla base del meccanismo proibizionista e del bisogno di denaro, del desiderio di denaro. Togli valore all'eroina e alla cocaina, falla vendere in farmacia e non ci sarà più nessuno che ti vende né l'eroina, né la cocaina, né il crack, e andranno a consumarla coloro che scelgono consapevolmente delle conseguenze, scelgono di andarla a consumarla e non moriranno di overdose e non moriranno di avvelenamento e non moriranno di crack, perché sapranno quello che vanno
a scegliere. Credi che la droga libera diminuirà il consumo? Conosci i tossicodipendenti? Io sono assolutamente convinto che in una situazione come questa la droga legale diminuirà il consumo, perché non ci sarà l'esercito degli spacciatori che andrà in giro per le strade, non ci saranno le farmacie, però è la regola del mercato che quello che è accessibile. Non accavallatevi, per favore, non accavallate le voci. Sono i risultati di quello che è capitato ancora una volta in Olanda. Dal 14 è calata al 4,8%, ma non è vero che con la maggiore è legale la ma droga. Perché non si non vuole prendere atto scusate, anche scusate, dei fatti positivi della vita e poi i critici pedanti ci sono dicono dei che fatti non si riesce positivi a capire della vita, niente. Prendiamone anche atto, ma perché dare soltanto una visione negativa del mondo? In Olanda qualcosa funziona, ma diciamolo, accettiamolo e valutiamolo, ma perché no? La stessa cosa in Danimarca, chiedo scusa, è un fatto molto diverso dal nostro, è una realtà che parte da una condizione reale, da uno stato di cose molto che partiva da una situazione molto diversa dalla nostra. Anche peggiore cioè, oggi no, no mi dispiace perché, ma non è così sulle vie del traffico ma non è vero posso sentire l'opinione di Michele Svizzerotti ma non è vero perché io credo che bisogna smetterla di continuare a fare la filosofia su quelli che sono i nostri desideri no, su quello che vorremmo però. No perché oggi lo stato delle cose nel nostro paese la realtà delle cose è che siamo arrivati a 800 morti l'anno e stanno continuando a aumentare. Esatto. No, non è vero che la gente smette, il rischio è che qui stia aumentando il consumo, stia aumentando la vendita, stia aumentando la diffusione. Io chiedo e mi chiedo, vogliamo provare a dire un no? Vogliamo provare a dire un no e a tradurlo con gli strumenti? Io credo che questo bisogna saperlo quali dire. Sono le condizioni perché tutto quello che non è no oggi è indifferenza, è silenzio e diventa morte. Ipocrisia. Cos'è? Indifferenza, prego. E morte, e questo è il problema, e questo è il punto, e questo è quello a cui dobbiamo saper dire se no. Se bastasse dire no, noi non saremmo a questo punto. Bisogna dobbiamo dare oggi, delle soluzioni, non dare parole. Non c'è dubbio, ho detto, bisogna saper dire no e saperlo tradurre. Fino ad oggi questo non è stato fatto. Vi ringrazio tutti, adesso la parola al pubblico.